Ok, siamo pronti, abbiamo fatto il cambio d'arma, siamo sempre sulla piattaforma BR240, quindi stesse caratteristiche tecniche, però qui siamo ad un livello di eleganza e di eccellenza. L'altro era bellissimo, a me è piaciuto da morire, sono sincero, non saprei quale scegliere dei due, veramente. Esatto, allora questo è sempre BR240, ma questo è il 240 EL, quindi è un fucile dedicato per il tiratore che scusate, vuole anche qualcosa in più, quindi qualcosa di estetico in più. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo arricchito la bascula con una bellissima incisione floreale, completamente ripassata a mano e piena. Quindi dal punto di vista di caratteristiche tecniche rimangono le stesse? Le caratteristiche rimangono le stesse, esattamente le stesse. L'unica cosa che cambia è proprio l'estetica, l'incisione. Aspettate che adesso c'è la domanda top. Allora, intanto su questa versione qui c'è anche il nasello, sì. Cosa che non avevamo visto sull'altra, ma che abbiamo detto era possibile tranquillamente adattare. Anche questo parte da un legno 2,5. Questo sì, questo è sempre un legno. Sempre un legno 2,5. Perfetto, benissimo. Oggi è una pagina storica nel mondo della caccia, abbiamo riscritto le gradazioni del legno. E che dire, no, sono veramente delle armi meravigliose, lo sai, noi vi veniamo spesso a trovare su in azienda, c'è un rapporto con te, con la tua famiglia, che ormai è di amicizia e penso che traspaia anche nei momenti in cui facciamo queste interviste, ma ciò che va detto, ormai il successo che avete a livello internazionale è un successo importante, in particolare in Inghilterra siete riusciti tra virgolette ad avere dei riscontri incredibili laddove stiamo parlando della patria dell'arma fine. Forse questo la dice tutto sulla serietà, il lavoro, l'applicazione, l'abnegazione, le idee che proponete al mondo della caccia, tenete veramente alto il nome e il prestigio dell'industria armiera italiana. Grazie Beppe per questa nuova piattaforma, grazie per gli sforzi che fate. E il consiglio è o le andate a trovare su o li contattate, oppure vi ripeto, andate sul sito internet e vi fate un'idea dell'ampia gamma di produzione che avete, sempre troppi dice qualcuno, però alla fine che cosa succede? Una vostra arma è così customizzabile che forse dal vostro stabilimento non ne esce uno uguale, quindi questa è la storia, però è una storia avvincente, una storia bella, una storia italiana a tutto tondo proprio, e questa piattaforma del BR240 ne è la riprova. Bene Beppe, ti importunerò di nuovo su ADVA, parleremo di caccia su ADVA, parleremo anche di un restyling di un prodotto che quasi ha profanato, diciamo, l'idea aziendale dell'arma, perché quando me lo presentasti ancora mi ricordo, sa, abbiamo voluto fare un prezzo più accessibile togliendo qualche fronzolo, in realtà poi è venuta fuori un'arma meravigliosa ad un prezzo estremamente accessibile, immagino che il restyling sia un restyling che incontrerà la passione di tutti i nostri amici cacciatori. Beppe, ci vediamo tra una decina di giorni a DVA, buon lavoro. Grazie. E buona continuazione di fiera qui, e poi naturalmente per gli amici del centro sud Italia c'è Caccia Village, lo stand di Rizzini, sapete, lo trovate sempre lì al padiglione 9. Appena entrate vi trovate immediatamente questo spettacolo di armi, è sempre un piacere visitarvi. Grazie Beppe. Grazie a voi.